Sarò felice di aiutarti nella tua missione, Spiro, ma prima devo occuparmi del mio giovane consanguineo. Temo che si sia messo nei guai durante la mia assenza. Ehi, fratello, sarebbe veramente fantastico se distruggessi quel macigno. Un bel colpo secco dovrebbe essere sufficiente. Per far deviare la palla di neve sul gong, scommetto che potremo far crollare il tetto! Benissimo! Scommetto che con questo possiamo provocare una valanga! Thank you.
Grazie, fratello. Ecco un regalino per la tua collezione di pietre. Giornata per una passeggiata. Stavo andando in cima alla mia collina preferita. Ehi, credo di aver visto dei Rinok correre in cima a quella collina con un uovo. Yeah.
Ciao Spiro e Sparks, ho trovato un altro uovo. Se Sparks ci sta, può provare a salvarlo da ragnopoli. Thank you.
Ottimo lavoro, Sparks! Hai anche guadagnato una nuova abilità. Ora, se tieni premuti contemporaneamente i tasti L1, L2, R1 e R2, Sparks indicherà qualsiasi tesoro che si trovi nelle vicinanze. Benvenuto agli altari ghiacciati, Spiro. In nome delle fate del ghiaccio voglio donarti un potere speciale che potrai usare fino a quando sarai nel nostro mondo. Un orso ci ha venduto un sistema di difesa laser per proteggerci dai Rinnok, ma con queste pinne non riesco nemmeno ad accenderlo. Tu, comunque, non dovresti avere problemi. Entra dentro. Poi premi il tasto triangolo e tornerai fuori. Ed Eustachio, stavamo facendo una gara di pupazzi di neve quando la maga li ha portati in vita con un incantesimo. Da allora vanno in giro a costruire muri di ghiaccio e combinare guai. Yeah.
Sarebbe facile arrivare al tesoro se tu avessi qualcosa su cui salire. Grazie per l'aiuto, Spiro. Perché non prendi questo? I Rinnok hanno cercato di friggerti con un laser, ma tu li hai bloccati appena in tempo. Spiro, sei uno sportivo, vero? Come saprai, Altari Congelati è il luogo di nascita del grande sport dell'hockey col gatto. I biglietti per la partita di oggi sono esauriti, naturalmente, ma, guarda caso, ho un biglietto extra che potrei venderti per, diciamo, un prezzo simbolico. Forza, Spiro! Sarà una partita esaltante! Infatti, ho piazzato una piccola scommessa sulla squadra dei Rinnok. Speriamo solo che la squadra di casa non abbia incidenti improvvisi. Ho sfidato un Rinnok a una partita di hockey col gatto,
ma credo di essermi slogato la pinna durante l'allenamento. Ti dispiace prendere il mio posto? Grande. Congela i gatti e spingili nella mia porta per segnare. Ben fatto. Credo che meriti di tenere la coppa del campione. Spiro, ho appena ricevuto un messaggio dal mio fratellino. Sembra che abbia dei problemi con lo Yeti. Quello stupido Yeti mi ha preso la palla. Mi ha detto di restituirmela o tu l'avresti preso a calci.
Ma non mi ha ascoltato! Sapevo che l'avresti fatto. Vai e digli che è meglio che non faccia il furbo con noi. Ricorda di parare i suoi pugni alti e di colpirlo basso quando cerca di parare. Gliel'hai fatta vedere! Ehi! Aspetta un minuto! Non è la mia palla! Dovresti andare indietro a suonargliele ancora! Fatti restituire la mia palla! Questa volta sarà un incontro di 3 round, e quando vincerai, non accontentarti di uno stupido uovo! Mancano 2 round alla fine! Stai andando benissimo! Questo è l'ultimo round! Finiscilo! Thank you.
Ehi, questa non è la mia palla! È solo un altro stupido uovo! Oh, salve! È bello rivederti ancora, Spiro. Quella maga cattiva ha rubato il progetto del missile del professore e io sono in missione segreta per trovarlo. Dovevo incontrare Andor qui, ma non riesco a trovarlo da nessuna parte. Forse mi puoi aiutare. Thank you.
sembra che tu debba usare questo cannone per proseguire. Sali a bordo. Io devo solo svuotare la mente.